portano fortuna. Perfetto, quella serve. È una regione che funziona a 6, potrebbe funzionare a 10 e noi abbiamo una serie di ricette per farla ripartire, perché è inutile che ci raccontiamo delle menzogne, ci sono cose nella sanità che non funzionano, ci sono strade che non sono mai state fatte, vengono promesse ogni elezione. La manovra fatta a Roma è una tassa continua sull'Emilia Romagna. Plastica, zucchero, la tassa sui porti che metterà in ginocchio la regione. Poi la cosa che fa sorridere, se non fosse drammatico, che invece di farle partire a gennaio pensano che siano tutti con l'anella al naso e le fanno partire sì un paio di mesi dopo, come se non lo sapessimo, e questo sarà un grande problema se partisse. Per cui c'è una partita che è Emiliano Romagnolo, una nazionale. La sinistra qua parla di un buon modello di governo, è ovvio che se venisse mandata a casa dovrebbe forse porsi tante domande. Nel nostro programma non ci sono diritti o cose che vengono tolte a qualcuno, ma aggiungere, invece si vede che qualcuno ragiona solamente con c'ho un nemico davanti e spera così di prendere i voti. Sicuramente burocrazia, l'ho detto fin da subito, noi abbiamo delle aziende agricole che hanno aspettato e aspettano per anni dei fondi che gli spettano, per cui questo è fondamentale. Una sanità dove non può esistere che se hai i soldi dopo 3 giorni hai la visita specialistica, se non ce l'hai magari aspetti anche 1 anno e mezzo. E poi, come abbiamo detto, la questione dell'IRPEF, noi vorremmo piano piano, come ha fatto il Veneto, toglierla. Ovviamente è a step, non riusciremo a farlo immediatamente, speriamo nei primi 5 anni di arrivare all'aliquota dell'1. Voglio ricordare che ora la più bassa è l'1,33. Ieri a Maranello, oggi a Modena, il messaggio che lancia oggi a Modena qual è? Modena è un'altra città che nella nostra regione ha bisogno delle infrastrutture, ha bisogno di una cura del suo Appennino completamente diversa da quella che c'è stata finora, perché abbiamo sentito ultimamente tornare ad esempio sui propri passi la sinistra per quanto riguarda i punti nascita che hanno chiuso e orgogliosamente hanno detto che noi avremmo capito perché erano stati chiusi e ora vogliono riaprirli. Le infrastrutture, quello che dicevamo, c'è un comparto come quello del biomedicale nel modenese che di fatto è fuori da quella famosa velocità commerciale che riguarda le infrastrutture come vie e collegamenti di questo genere. Però ricordiamoci anche che voi avete delle intere zone bianche dove non c'è la bandola ultralarga, dove comunque un cittadino non ha gli stessi diritti del cittadino che vive in città. Qua viviamo una regione dove tutti sono numeri, sono calcoli, per cui non viene guardato che 10 km in montagna o certe zone della pianura non sono uguali a 10 km fatti in autostrada. Noi vogliamo togliere questa iniquità totale di cittadini di serie A e cittadini di serie B che oggi vige in questa regione e vige anche a Modena e nel Modena. Io sono una persona contraria a quote rosa, non mi piace le declinazioni al femminile delle donne, però ho visto un maschilismo da parte della sinistra veramente vergognoso. Vengo definita balletta, muta, di tutto mi è stato detto, invece che entrare magari nel merito delle cose. Però capisco che entrare nel merito delle cose vorrebbe dire ammettere che l'Emilia Romagna non funziona come la sinistra cerca di raccontare, una sinistra che voglio ricordare che ha nascosto il simbolo del Partito Democratico, ma il candidato alla tessera del Partito Democratico, e se andasse a governare lui la maggioranza nel Consiglio sarebbe del Partito Democratico. Piazza sempre più piene, il centro-destra ci crede sempre di più. Ma sì, come ho detto, noi non è che vinciamo, stravinciamo. Questo lo dicono le piazze, al di fuori veramente gli ultimi sondaggi, c'è la risposta della gente, noi ovunque andiamo le piazze si riempiono, l'abbiamo visto ieri a Maranello, ieri poi ero a Bologna anche da Fratelli d'Italia, così è per tutti il centrodestra. La gente ha voglia di cambiare, al di fuori ovviamente di temi specifici sono problemi, come dicevo, viabilità, sanità, il dissesto idrogeologico, i problemi che hanno tante aziende comunque del nostro territorio, che hanno retto sicuramente la crisi anche a grandi imprenditori, a grandi negozianti che magari non hanno mandato la gente a casa rinunciando loro allo stipendio, ora ci vuole una regione che li ami un pochino di più e gli aiuti. Indietro delle sardine, la Lega conclude a Viviana. Fa sicuramente specie, io sono felice quando le piazze sono piene, però che ci siano delle piazze contro qualcun altro, piazze di gente che dice voi non meritate di essere ascoltati, per cui se la gente viene a ascoltarvi vi occupo io la piazza. Insomma, sarebbe bello essere propositivi, penso che sarebbe utile a tutti. Poi le sardine sono una questione interna alla sinistra, penso che sarà un problema tutto loro.